Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Se vuoi. Pardon me. Dicevo, ben ritrovati sul canale. Allora, eravamo qua, stavamo per leggere la bacheca. Contratto, casa infestata. Cerca di Witcher di chiara fama, preferibilmente con documentazione delle imprese compiute, che accetti l'incarico di esaminare accuratamente la dimora acquisita dal sottoscritto Conte Garth Desert, nei dintorni della città, per scacciare o uccidere la creatura che la infesta. Riceverà un'adeguata ricompensa. In fede. Questa. Per conto della Gilda dei Mercanti, annuncio quanto segue. Una creatura sfacciata, a nostro avviso un folletto, ha preso l'abitudine di derubare i banchi del mercato alle porte della città. Anche se per ora non ha aggredito nessun umano, ha già causato notevoli perdite economiche. Chiunque lo rintracci e lo uccida riceverà una considerevole ricompensa esentasse in base al credito dei tali. Aiutateci, brava gente! Il commercio è la spina dorsale di un'economia sana e pertanto benessere finanziario dei mercati della città è anche nel nostro interesse. Contratto, mostro del Topai. In virtù della delibera del Consiglio cittadino è stata fissata una ricompensa per l'uccisione del mostro che tormenta e massacra gli abitanti del Topai dopo il tramonto. Come prova dovrà essere presentato un trofeo preso dal corpo del mostro, perciò non basta la testimonianza oculare di vostra mamma, del cugino o della zia, né la parola giurata di una qualsiasi altra persona, a prescindere dalla relazione che la lega a voi, al gerarco o a chiunque altro, e dalla sua totale affidabilità, certamente attestata da ognuno degli avventori della vostra taverna preferita. Maggiori informazioni o per richiedere ricompensa rivolge il sovrintendente del distretto del Topaio. Sei in cerca di teste da spaccare? Ah beh sì, questo per la lotta, quindi boh. Okay. Dunque, scusate, c'è un'altra bacheca. Per carità, poi ci arriveremo anche, quindi magari... Abbiamo un botto di contratti, tra l'altro, e... Sui contratti ce ne sono tanti, ma... Oddio, possiamo anche fare questo, a dire la verità, eh. Adesso, vabbè, volevo andare un attimo a parlare con Triss. Come ci entro? Attenzione. Hey, sod off. We're looting here. Parliamo. Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. We're supposed to believe that. Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Perché si nasconde? Who's she hiding from? Temple Guard's cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. Chi potrebbe saperne qualcosa? Someone's gotta know more. I'd look for her in a putrid grove. Bel nome. Putrid Grove. Interesting, as names go. A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. That why you think I should look for my friend there? Oh, I meant no offense. Dov'è il bosco putrido? Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumor has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar, or spot yourself a thief and follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah. For a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone call for me. Wonder why. I could. It's Menger. Temple God! Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offense?
This is some sorceress bitchy shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. You know a bat can sniff out a moth a mile away. È merito del suo dito, l'ho fatto. Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, well. Man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them. Novigrad's no place for your kind. Chi può starci? Heard Novigrad was no place for mages. Now you're telling me it's no place for witchers. So who's it a place for? Righteous folk professing the one true faith in the eternal fire. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure. Like for every magic oddity who dares taint this city's air. Degli umbacini. Degli umbacini, ovvio. Ah, ci vendicheremo, Geralt, non fare lo sconfitto. Te lo prometto. Ok. Intanto scusate. La vacca, no vabbè, adesso non ci voglio leggere tutta sta roba, tutta sta pappardella. Attenzione, attenzione, attenzione. Sti cazzi però. Danni bonus da colpo critico. Proprio questo faceva... ma sti cazzi però. Beh, non posso mettere, vabbè, facciamo così. Ne abbiamo di rune. No, c'è movimento. Volevo quella del... Sì, beh, questa. Ok. Bella questa spada, mi piace. Sì. Allora. Andiamoci qua dentro, c'è qualcosa. Non viale. Attenzione. Non accendere. Cosa hai acceso? Una candela su un libro, Geralt. Airbrush. Only ever known Triss to use one like this. Sì, un po' di mangiare. Scusa, aspetta, aspetta. Per terra. Herbs, roots. Just turn to healing. Qua c'è qualcosa. Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Ma io mi ricordo che poi qua ci ritorniamo, eh. Trisses. Never knew her to drop them on the floor. Era c'è qualcosa. The rose of remembrance. All dried up. Ok, va bene. Scendiamo. Gara. Te. Allora, dunque, la questione è questa, cerchiamo i ladri o andiamo bloccato? Oh, deepest apologies, governor. Fetch some metal, you wretch. I've been robbed! Thief! T'hanno derubato. Lebiota's wounds. Geralt of Rivia. Che cazzo dovrei fare? Scusi.
Take pity on me misery good folk and aid a man crippled by misfortune. Word is, nothing's free in Novigrad. None of them come bursting with questions. Now, where do you folk gain the idea we beggars know everything? I need to see this and I need to find that one who robbed me brother. Fuck if I know. Sto cercando il bosco putrido. There's this place in Novigrad they call the Putrid Grove. Aye, it's about right. Well, Novigrad's full of nooks and crannies with odd names. Looking to sightsee, buy a bloody map. Heard men like you frequent this alley. And I've heard they fed you all shit and you smiled and ate it. Huh. Now, don't mean no offense. Go in peace. It's some overripe sheep's feet. What's your name, Sean? How'd you fill a fool's purse? Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant. A freak. A useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. How many people's lives have you saved? From Brooksay? From Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? There's something to think about, folks. Preacher's fierce in the mouth. Would holler at him and his tail slinks between his legs. Come on, people. Gliele abbiamo suonate, Gera. E non con le armi. It'll pay off, they said. Grande Gera. Allora, non vorrei seguire i ladri. Vorrei parlare con i mendicanti, in realtà. Scusi. Arms for the poor. You lame? No, Charles. Both legs in perfect order. And me arms, look, like a windmill's wings. There. See me waving them? Looky here. Just look. My mind, thorough addled. Realmente confuso da molto. Been like this long. Since me mother birthed me. Here's where it's addled. There. Showing you with me finger. See that? Me indicating. Sei il ritratto della salute. Healthy as a horse as far as I can tell. Priests of luck, medics, herbalists. All claimed on the wielded. Well, they're wrong. That's little either way. Both are generous to me. They enjoy watching me point. Like this. There. There. Sembri felice, la cosa mi You're happy. That's what counts. I am. When folk ask me the way, I like that most. Because I can point. Like this. There. Ah. Because I know my way around the city. Oh, do I ever. So you gotta know where the Putrid Grove is, right? I certainly do. It's where I live. Over the, there. There. That-a-way. That-a-way? Meaning where? In Lace Halls. There's this alley. Past the gate. Not at all putrid and not a grove. Fools call it that. But I know better. And anyone can go there? Of course. Unless he forgets to say, the old sow's farrowed piglets. Might not let you in then, but that's easy enough to say. Listen, the old sow's farrowed piglets. See? Thanks for your help. Scusate un attimo ragazzi, ma stavo morendo di caldo, sto tornando. Allora. Sto sudando tipo 200.000... Ah, di baldi. Dopo, quello è un banchiere. Allora ragazzi, io direi di fare una cosa, visto che comunque ci siamo a quella zona che vi dicevo, c'è un bordello qua una volta, scusatemi abbiate fede, ma c'era un bordello qua una volta, scusate, quel bordello, bisogno del scusate, avete visto un bordello. Scusate, ma prima di facciamo un po' di allenamento. Ecco. Ah, c'è un po' di allenamento. No, a parte gli scherzi. Sali. A parte gli scherzi, vabbè, facciamo così, poi andiamo. Salve signorina. You got brawny thighs, stranger. Questa. Scusate, scegliamo bene, eh. Got a snake tongue as well. Bevito di fare commenti.
tipi in particolare. Questa volta quella lì l'avevo già provata. Qua chi delle due? Salve signorina. Sembra che il lavoro non ti faccia impazzire. Don't like your job much, do you? I wager many despise what they do for a living. My man cleans the catches brought into port. He can bathe half the day, yet he'll always stink. My mother fashions pots, and so calloused you could cut yourself on them. 10 years on my arse is sure to be like waste of words. Va bene. But we've all got to make a living somehow. So, you aim to take me or not? Ma perché no? That's a bit direct, but yeah, think we can have some fun. All right. Come on. Grande Geralt, un marpione. E poi qua c'era poco da fare il marpione, visto che comunque bastava pagare. Con la porta aperta. È già finito Geralt? Mazza. È finito. Tariffa oraria Geralt. Geralt, cosa dice? Abbiamo fatto bene? Ma sì, dai. Signorina, scusa. Ok, ci siamo sfogati un pochettino, adesso andiamo. Questa porta è sempre chiusa, cazzo. Tutte le volte cerco di sfondarla, abusate. Dunque, tralascerei per un filino la quest di quella quest lì e andrei... Tra l'altro qua dobbiamo... possiamo benissimo fare anche questa. Abbiamo i 6 punti? Sì, in realtà sì. E ci fa andare... Vediamo dove... Ci fa andare qui. Allora, direi di fare questa quest. Dai che ci... No, già, cazzo, devo andare... un viaggio rapido. Se non sbaglio ce n'è uno qua giù. Non sbaglio, potrei tranquillamente sbagliarmi, eh. Oh, mi scusi? Sì, scusi. Cazzo, me lo ricordavo qua, roba. Lasciatelo in pace. Let's pretend I didn't hear that. Now get out of here. Before I get tired of playing make-believe. I see you lot are tough in the town and nowhere else. Fuck this. We're gonna let some dandy's boyfriend scare us. Let's show him how things are done on our turf. Basta che volo che ha fatto quello. Cazzo è andato. Finish him. Ok, bravo, quello era il nostro amico. Thank you for your help.
That's the only way to deal with this rabble. They beg for trouble. And you're begging for trouble just coming here at this hour. Especially dressed like that. I've come on business. Good luck with that. Wait. You helped me once. Perhaps you'd be willing to do it again. For more than a kind word this time. Cosa hai in mente? What's involved? Just to be clear, I'm neither a bodyguard nor an assassin for hire. Now, what makes you think I need either of those? I'd simply ask you to accompany me on a stroll. Should anything happen along the way, well, perhaps then you might need to do some work for your pack. What say you to that? D'accordo. Agreed. I'll be right behind you. Keep your hand on your hilt. As a general matter of precaution, of course. Of course. Always do that when I'm out for a stroll. Adesso subito? Ah, ok. Aspetta, che io volevo vedere un attimo. C'ho un tramezzino in tasca. Mezzino al pollo. Andiamo. Scusami, bambino. Mi ha rotto il cazzo. Seguiamolo, vediamo dove ci porta. Eccolo l'indicatore, mi ricordavo che era in zona. Cazzo che lo chiede. Finisci, no? What now, you piece of film? Vai, cazzo! Via, l'altro, aspetta. Ok. Volato giù. Gosce di pollo. Those men were waiting for you, lying in ambush. What are you involved in? Those men were common cretins. Unaware they've cast their net for an exchange. Don't remember that when it comes time for you to pay up. Si utilizza segni. Togliti cazzo. Così lì. Quello. Fuoco! Mamma mia, che cattiva la nostra gara. One of them mentioned a protector. Would be of no help. What is this about? Let's say I've found a niche I intend to explore. The details I must keep to myself. After all, I did not agree to pay. You're late. I'm afraid I had some unexpected adventures along the way. However, we can now focus on our core concern, and that is what matters. Who's the fella followed you here? He's my gardener. I never go anywhere without him. He's good luck, you see. Just no funny stuff. Got it? Aspetta. Right, on with it before winter snows surprise us. Got four quarts for you now. I can get you another two real quick. Provided you're not lying about demand. I am Ginter de Laverac, and I never go back on my word. I had no trouble distributing the last four quarts, and I assure you there's demand for more. We'll see about that. For now, you owe me 5,000 crowns for the last batch. We agreed on 4,000, and I don't like cheats. I suggest you refrain from trying to pull anything lest you feel a witcher's blade in your gut, right? Just. Don't care who owes who or how much, but this man is supposed to pay me, so I'd rather he not get fleeced. Huh. Witcher or not, you can't hope to drop us all. Wanna find out? Peace brings prosperity. Strife's bad for business. Fine, make it 4,000. Let's go. Pure pleasure doing business with you. Well, that went better than I ever expected.
We done with our walk? Yes. And here's your pouch. Chi compra il tuo fistec? One question. Who buys your fistec? Oh, friends in high places. I have many. They pay exceedingly well, though they're demanding as clients. The fistec must be of the purest variety. Pleasure meeting you. Ok, allora, proseguiamo per la nostra strada, quindi stavamo guardando... Che cazzo è? Scusate. Dobbiamo 666 di soldi, non volevo dire niente. È così. Scusi, signora. Pardon. Che cazzo è il calaputtana di Eva? Qua, ok. Allora, dicevo, andiamo a fare questa. Andiamo alla tomba di sto qua, andiamo prima da Oren. Mazza che caldo, ma siamo fuori qua. Allora. Qua da un'ora non c'è veramente una sega per vendere, no. Neanche per sbaglio. Cazzo. Dunque io devo andare... Cambio sto robo. Allora, devo andare lì. Ce la facciamo di qua? Ce la facciamo, ce la facciamo. Ma vado senza cavallo perché più le volte che si... Aspetta, Gera, non ti impapina anche tu. Più le volte che si impapina di quelle che va dritto, quindi... Ma cazzo grifone. Ma siamo lontani. Cazzo c'è? Covo di mostro. Oh, la vacca, puttana. Cazzo c'è qua sotto? Endriaghe. Dai, Vegera, vai con la cazzo di... Merda, spara questa! Queste cazzo di endrighe guerriere. E là, cosa è successo? Questa... Bravissimo, Geralt. Non ha deluso il nostro Geralt. Dove vai? Dove scappi? Endrighe, prendiamo tutto, quello che possiamo. Ok, abbiamo preso l'indicatore. Merda, non so. Aspetta, mi sono incastrato. Panico. Ok. Qua? Dentro? Cazzo no. No, questi no. No, di qua viene. Questo l'abbiamo bloccato. Dai, li abbiamo bloccati tutti. Perfetto. Ci vedrete un cazzo, giustamente, quindi... No, aspetta. Torcia, via. E basta, cazzo. Sti wraith di merda. Cos'è fungo del diavolo? Non l'ho detto bene. Aspetta, vediamo se di alchimia riusciamo a fare qualcosa. Tagine blu mi interessa, no. Vabbè. Mi fughi. Di qua Geralt. Aspetta. Come tirde, va. Merda! Tacci tua. Ma io non ricordavo più che c'era... Facca la puttana! Ci
aspetta, carne cruda, via. Adesso per 10 minuti dovrebbe ripristinarmi la vita, perché noi abbiamo quel bonus al coso. Aspetta, devo andare avanti. Merda, coglione. Sono un coglione. Porca la puttana di tua mamma. Non faccio prima a scappare. Non vedo un cazzo però. Non so dove sto andando. No, dall'altra parte. Ah, proprio scoppiamo noi. Ah, perché ho la torcia. Che rincoglionito, è vero. Merda. Merda, sono morto. Porca puttana. Cazzo, c'ho la torcia, è vero, che rincoglionito. Vabbè, abbiate pazienza. Aspettate che scrivo un messaggio, un attimo solo. Allora, tanto che recuperiamo un po' di vitalità, abbiamo detto qua. Ok. Qua però ci avveleniamo come se fosse domani. No, non conviene. Ci avveleniamo proprio in maniera continua, no. Non conviene, meglio andare avanti così. Guarda, poi ci si mette anche sto cazzo di Bright. Guarda il Cristo. Perché devo purtroppo andare avanti così a pezzi? Cioè, vabbè, se uno è un coglione poi evidentemente. No, cazzo sei tu? Non so che cazzo sia sto. La vacca, che male che mi fa però. Vacca troia, che male che mi fa però. Dov'è? Qua. Non gli facciamo molto danno a questo fuoco. Secondo me non è proprio il coso giusto. Puttana, aspetta, corri Pierre, corri. No. Dov'è là? Sopra. Dov'è? Qua. Cazzo di tua mamma. Torcia. Cazzo. Oh, mi ha trovato tutto. Geralt the Witcher George. Avendo sentito parlare di un drago, mi sono recato di corsa a Velen. Nel Velen. Purtroppo sono stato trattenuto dai prefetti di Gors Valen, Velen, che hanno chiesto il mio parere professionale per risolvere l'enigma di alcuni naufraghi. Naufragi teoricamente causati da Vrait notturni. A quanto pare un drago che devasta la campagna non è considerato un problema tanto grave. Per fortuna sono riuscito a risolvere la faccenda del faro piuttosto in fretta, così sono corso di nuovo dietro al drago. Ho scoperto che gli abitanti dei villaggi colpiti si sono rifugiati nelle catacombe elfiche sotto il lago Windamer. Molto saggio, se non fosse che avendo finito la legna da arde si sono messi a bruciare i manoscritti elfici. Mi duole pensare al sapere del popolo Alder andato in fumo così. Per fortuna qualche manoscritto si è salvato, compresi alcuni interessati progetti di armatura. Ma veniamo a resti. I testimoni quali parlano di scaglie gialle, altezza dell'anca, eccetera. Polmoni da drago, flusso continuo, vabbè, questo è proprio una cosa particolare, vero? Del Witcher. Ok, ne prendiamo, molto bene. Abbiamo trovato... Abbiamo trovato tutto praticamente, dobbiamo tornare indietro, col cazzo che torni indietro, ma è detta proprio tra di noi, no, questo non lo voglio. Sinto, ok.
devo tornare indietro veramente? Cioè voi siete convinti proprio che io torni indietro? Col cazzo. Col cazzo. Ah, ecco. Ok, quando è così poi riusciamo ad uscire bene. Attivi la torcia, Geralt. Benissimo, allora. Ma io direi che quasi quasi che per questo video possiamo anche fermarci qui. Andiamo a vedere che cosa c'è qua sotto. Luogo di potere, attenzione. Panico, no Geralt, non cadere, non cadere adesso. Ti attacci di tua sorella. Geralt, cala puttana. Oh, mamma mia, mi sono visto morto. Qua. Place of power. Should draw from it. Vai. Grande Geralt. Attenzione. Attenzione che abbiamo un'arma. Ah no, non è molto meglio della nostra. Questa la buttiamo giù, lascio. Aspetta che abbiamo trovato anche una giacca però, eh. Che è meglio della nostra. Ed è anche un po' più figa. Non la vedo molto più figa, onestamente. Ma oddio. Insomma, non è malaccio, dai. Allora, non so che avevamo qua vicino magari un punto di... Sì, lì. Ok. Anzi, io direi che per questo video possiamo anche salutarci qui. Mezz'oretta va bene come durata. Cazzo. No, 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 no. No, 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 no. Ve lo scordate proprio, ragazzi, ma proprio proprio troppo. Direi di no. Ok ragazzi, direi che con il video ci possiamo salutare qui, noi ci vediamo col prossimo video. Concludiamo la quest e poi magari andremo a fare qualche altra quest secondaria in giro. Alla prossima.